Allora, egregio professor Pesce, intanto grazie di aver accettato di essere intervistato dal canale Chioccia Azzurra. Grazie a te o a lei. È difficile a volte riuscire a darsi del lei e del tu, sì. È un po' imbarazzante. Comunque, senti, io ti do del tu, dai, ormai anch'io, abbiamo continuato così, se no certo. Permettimi di darti del tu. Certo. Senti, allora, tu hai assunto il ruolo di rappresentante dell'amministrazione comunale all'interno del consiglio di amministrazione di Veritas da circa un mese. Sì. Anche se sicuramente immagino, presumo che il tempo è stato molto breve prima di potersi rendere conto, voglio dire, è già difficile all'interno di un'amministrazione comunale capire chi fa cosa dopo qualche mese, ci vuole molti più mesi, presumo che sia ancora più difficile all'interno di Veritas, che è una galassia. Però tu, insomma, voglio dire, sei una persona che ha delle competenze, sei una persona, insomma, che è autorevole, che ha avuto anche diverse esperienze anche amministrative. Che impressione, la domanda è, che impressione ti ha dato Veritas in questo breve periodo di tempo? È un'azienda sana, è un'azienda che va bene, la tua impressione su Veritas? Sì, beh, intanto sono operativo da 2 settimane, anche se nominato da 1 mese, e in queste 2 settimane mi sono occupato prevalentemente di studiare, come mia abitudine, i problemi per cercare di trovare delle vie risolutive. L'impressione dell'azienda, in base alla domanda che mi fai, è estremamente positiva. È una multi-utility che ha 2000 dipendenti, ha una condizione molto buona, con un amministratore delegato molto valido che è Andrea Razzini. Io ho partecipato ad un consiglio di amministrazione e ad un'assemblea. L'assemblea è costituita da tutti i sindaci di 40 comuni che la compongono. E il consiglio di amministrazione, che io ho conosciuto, è costituito dall'amministratore delegato, poi dal presidente che la... Se riesci a parlare un po' più forte, oppure sì, che dopo... Dicevo, il consiglio di amministrazione è costituito dall'amministratore delegato, che è Andrea Razzini, dal presidente, che è Agostini, e dal vicepresidente, che è espresso dal comune di Chioggia, più 2 consiglieri. Ci sono, come dicevo prima, 2000 dipendenti ed è una multi-utility di spessore a livello nazionale, mi sembra che sia la 4ª o la 5ª addirittura a livello anche europeo, per cui l'impressione è molto buona. I problemi sono tanti ed è l'atteggiamento mio, che mi sembra sia opportuno che la città conosca, che è quello di seguire più che logiche aziendali, che peraltro, essendo io vicepresidente non di Chioggia ma di tutta Veritas, quindi di questa, dicevo, più che logiche aziendali, è quello di salvaguardare il decoro e gli interessi della nostra città. Ecco, questo è quello che io posso sentirmi di dire. Senti, un altro aspetto, ovviamente, che in questi giorni, visto anche il clima politico-economico che si respira continuamente, e anche sociale direi, anche sociale, c'è, insomma, apprensione per questi continui aumenti. Anche in questi giorni sui giornali c'era qualcuno che un po' attaccava Veritas perché si dice, ma anche se aumenta la quota differenziata, la tariffa di igiene ambientale non diminuisce. Sì. Su questo ti senti di dire qualcosa? Sì, mi sento di dire molto, perché ed è il problema che in queste 2 settimane io ho affrontato con più tempo, insomma, cioè nel senso che me ne sto occupando. Allora, innanzitutto mi sento di dire che non ho condiviso bene l'intervento che il presidente Bellemo di Ascot fa sulla Nuova Venezia. Ho anche risposto e la mia risposta non è stata proprio centrata. Comunque, in sostanza, io ho presentato, nell'ambito della conferenza stampa in cui si parlava del calendario degli eventi, ho presentato l'impegno di Veritas, che è il 18, quello di un gazebo in piazza in cui verrà sensibilizzata la cittadinanza, i giovani, i bambini alla raccolta differenziata, ma non per far cassa, come in qualche modo mi attribuisce il presidente di Ascot, non è per far cassa, ma proprio perché aumentando la percentuale di raccolta differenziata si può ipotizzare, non promettere, ma si può ipotizzare un abbattimento di costi e quindi una diminuzione. Per quanto riguarda poi alla TIA, ecco, io ho affrontato un regolamento che il commissario prefettizio, prima di andare via, ha fatto con Veritas, e sto cercando di trovare la possibilità
di ridurre quelli che di ridurre, insomma, non è detto che ce la faccia, ma di ridurre in qualche modo gli aumenti preprogrammati. In sostanza cosa succede? Dal 2003 questi aumenti non ci sono stati, aumenti di FIA, mentre ci sono stati negli altri comuni che fanno parte di Verdi. Dal 2003? Sì, dal 2003 non ci sono stati aumenti. C'è stato un intervento nel 2010 e questi programmati dal commissario, che prevede un 17% nel 2011, prevederebbe il 19% di aumento nel 2012 e il 19% nel 2013. Questo per mettere Chioggia a livello degli altri. Perché questo? Perché i costi, analizzati anche da me, per il servizio di igiene urbana ammontano a 12 milioni di euro. I ricavi si fermano a 9 milioni di euro. Fino al 2010 questo differenziale veniva colmato dalla discarica di Carossa. Da quando questa è stata chiusa, perché non è più in grado di ricevere, questi 3 milioni in qualche modo bisogna trovarli. Ecco perché hanno prodotto questi aumenti. Io sto cercando, subito l'aumento del 11% del 2011, di vedere la possibilità di diminuire in qualche modo i costi per abbattere di qualche punto, non lo so esattamente perché il problema è in fase di, come dire, di studio, l'aumento del 19%. Detto ciò, io credo che chiunque, gli operatori, sia i privati che insomma chiunque ha diritto di criticare, di lamentarsi anche per l'adeguatezza o meno del servizio, la qualità del servizio, però insomma secondo me bisogna analizzare bene i fatti ed essere onesti con chi ti ascolta e anche con i propri associati, raccontando bene le cose come stanno. Ecco, questo è il punto, pur sapendo che la FIA è abbastanza elevata, specialmente per quelli che si occupano di, che gestiscono campeggi, darsene e utenze pubbliche, insomma. Allora, senti, mi permetto, ma non lo so se sarà un'indicazione precisa, ma io ricordo benissimo che quando, tornando al discorso della discarica, sì, quando praticamente noi eravamo ancora non del tutto traballanti, mi riferisco alla precedente disgraziata amministrazione Teozzo Romano, qualcuno, e in particolare il Brunetto Mantovan, aveva detto: guardate che con la discarica, una volta che è chiusa, automaticamente quei 3 milioni mancheranno e automaticamente in qualche modo bisognerà cominciare. E aveva anche, diciamo, dato un'indicazione che si sarebbe potuto non riaprire la discarica, perché quella, tu anche prima mi confermavi che da un certo punto di vista la discarica non si può più aprire, però ci sono dei procedimenti legali che parte della discarica può essere in qualche modo, diciamo, adesso non mi sovviene il termine preciso, ma può essere, diciamo, riutilizzata, perché ci sono delle lavorazioni che consentono, diciamo, di concentrare, perché parte dei rifiuti, diciamo, collocati ormai sono diventati mineralizzati e quindi è possibile creare un po' più di spazio in pratica, no? E anche utilizzare, diciamo, questa cosa anche per metterla maggiormente in sicurezza, no? Perché la discarica è sempre fra i due corsi d'acqua e quindi c'è sempre il pericolo di esondazione, eccetera eccetera. Questo procedimento ha dei costi, però diciamo la possibilità di mettere, di conferire altri, magari un quantitativo limitato di rifiuti che ormai sono praticamente, visto che la differenziata comunque è una certa percentuale, sono quasi, non dico inerti, ma insomma molto, un prodotto ben diverso rispetto al passato. E su questo lavoro qualcuno ha detto si doveva iniziare a lavorare, credo sicuramente a livello provinciale e anche a livello regionale, però dopo sappiamo l'amministrazione come è andata in pratica e quindi si è fermato tutto. Però forse c'è il modo, non dico di riaprirla, però perlomeno di... Su questa cosa tu non credo che hai notizie certe, come non ce l'abbiamo, giusto? Sì, guarda, io ti posso dire che ho programmato con dei dirigenti le visite alle strutture, quindi andrò a rivedere la discarica, mercoledì andrò a vedere le strutture idriche e poi andremo a ho visitato Ecocentro e sto per visitare anche Ecoprogetto a Fusina per vedere proprio di capire bene questa possibilità su questa discarica, se può
essendo stata chiusa per norme rigidamente comunitarie, europee, se è possibile che la si faccia diventare parzialmente ricettiva, quindi è un problema che sto affrontando. Ecco, io su questo non ho altre notizie. So che c'è un fondo post mortem che in qualche modo potrebbe sostenere questa ricerca, però voglio dire, elementi precisi non ne ho. Ecco. Il mio intento sarebbe quella di intervenire in qualche modo per evitare, ripeto, gli aumenti previsti di TIA, che ripeto, non prometto, ecco, lo chiarisco chiaramente, ma il fatto che è per mia abitudine professionale quella di studiare i problemi per trovare delle vie risolutive, che poi non è detto siano vie risolutive, però su questa discarica io me ne sto occupando. Senti, ti faccio un'altra, più che di stimolo è un'evocazione, perché io in questi giorni sono stato avvicinato da più di qualche cittadino che si trova abbastanza in difficoltà anche per il pagamento della bolletta dell'acqua, anche di tariffe di bollette anche bassette, perché insomma ho sentito gente anche per importi molto bassi, 80 euro praticamente, no? E hanno già avuto la visita dell'addetto Veritas per staccare l'acqua, e ovviamente sono anche famiglie con bambini piccoli in pratica. E so che anche i servizi sociali se ne sono occupati, hanno anche fatto le segnalazioni, hanno anche bloccato in qualche modo il procedimento, perché ovviamente, ecco, insomma, so che tu non puoi fare i miracoli, perché insomma, voglio dire, tu sei comunque un però in qualche modo sarebbe da studiare un meccanismo per dare un po' più di tempo, per vedere un po', non lo so, cosa guarda, si può fare. Io d'impulso ti rispondo che chiudere l'acqua a chi è in difficoltà la trovo un'assurdità enorme, insomma, per cui mi occuperò sicuramente di questo problema. Chiudere a chi è in difficoltà proprio non lo vedo. Detto ciò, ecco, insomma, cercherò di capire com'è la situazione, e in ogni caso io ho già ricevuto diversi utenti che vengono a presentarmi i loro problemi legati alla TIA o legati all'acqua, e se ci sono, parlerò con l'assessore sociale per vedere se si sono rivolti a questa istituzione per risolvere i propri problemi, e io farò tutto il possibile, insomma. Sì, sì, si sono rivolti, molti si sono rivolti, molti, sì. Molti non si rivolgono, sì, perché si vergognano. Sì. Cioè non tutti vanno all'ufficio sociale a dire guarda che la bolletta da pagare, certi proprio non vanno per niente, non si presentano. Lunedì io rientro, perché c'è un ponte di questi 2 o 3 giorni così, e chiamerò l'ufficio che affronta questi problemi. Tu sei in ufficio, quello di Brondolo, ci sei orari fissi, è possibile, sì, rintracciarti? Io sono tutte le mattine dalle 9:30 fino alle 12:30 in quell'ufficio, e c'è un ufficio a mia disposizione. In genere ricevo delle persone e tutti quelli che mi chiedono io sono disponibile, e poi mi metto in contatto con Venezia per trovare le persone che poi possono in qualche modo aiutarmi a risolvere i problemi degli utenti che si sono rivolti a me, insomma. Quindi tutte le mattine? Tutte le mattine, sì. Tranne il sabato e la domenica, immagino? Tranne il sabato e la domenica all'ufficio che c'è a Brondolo, all'ufficio a Brondolo di Veritas, sì. Va bene, grazie, sai. Grazie a te,